Ciao a tutti, vediamo come fare questi meravigliosi biscotti di Natale, chiamati anche occhio di bue o Spitzbuben in Tirolo, ma anche in Germania. Ok, allora ho preparato tutti gli ingredienti, metto in ciotola la farina, questa è una farina 00 per dolci. Io farò questi passaggi con la planetaria. Però volendo mettete in una ciotola e fate a mano. Ho aggiunto direttamente anche il lievito, il cucchiaino di lievito. Il burro l'ho tenuto a temperatura ambiente, quindi è leggermente morbido. Ora lo faccio a pezzettini e ce lo metto dentro in questo modo. E vado a girare con la foglia. Voi se fate a mano dovete fare una sorta di sabbiatura, come si fa del resto quando si fa la frolla per la crostata. Quindi sbriciolate con le mani in questo modo. Ci metto subito dopo lo zucchero a velo vanigliato, la scorza di limone grattugiata e faccio girare. Ok, giro un pochino fino a che il burro non si sbriciola bene con la insieme alla farina. Poi ci aggiungo l'uovo, un uovo medio. Se è troppo piccolo potete fare anche un uovo e un tuorlo. Faccio girare fino a che non si compatta l'impasto, vedete? Quindi non molto, la pasta frolla non va lavorata molto, come sapete. Dopodiché stacco tutto, mi prendo l'impasto, scusate, sto pulendo la foglia, e lo metto sul piano di lavoro, così, ci metto pochissima farina e poi questo impasto va lasciato riposare almeno mezz'ora in frigo. Potete anche lasciarlo di più, quindi potete prepararla prima e poi tirare fuori quando volete fare i biscotti. Lo copro e lo appoggio in frigo. A dopo! Bene, passato il tempo, ho tirato fuori l'impasto e l'ho diviso a metà, così farò direttamente. Allargo direttamente l'impasto su un foglio di carta forno, ci metto pochissima farina poca poca per non farla attaccare e lo allargo con il matterello. Allora, questi biscotti, siccome vanno poi accoppiati, quindi bisogna farli abbastanza non sottilissimi, ma non alti, quindi. Adesso vediamo un attimino, ecco così, io direi che così va bene perché poi con il lievito un pochino si alzano anche. Quindi allargo così e poi mi sono preparata delle formine che avevo in casa, voi fate quello che volete, comunque un coppapasta rotondo, quest'altri che sono un pochino a fiore, diciamo. E poi per il centro, per bucare il centro, ne ho uno ad albero di Natale e un altro a stella. Mi manca il cuore, devo comprarlo. Ok. Quindi vado a formare. Allora, bisogna fare, che so, per dire 10 biscotti tutti tondi chiusi e 10 con il foro in mezzo. Quindi regoliamoci. Adesso io sto facendo così per farvi vedere, altrimenti fate, che so, questa sfoglia tutta con i biscotti chiusi e l'altra con i biscotti forati. Io adesso procedo così per farvi vedere e al limite poi conto i biscotti, altrimenti rimangono dei biscotti interi, senza il pezzo che va sopra. Allora, in mezzo col rotondino uso questo cavatorsoli. Voi se avete direttamente il coppapasta piccolo piccolo, fatelo. Questo è l'alberino di Natale, vedete com'è carino? La stella. E sì, mi manca il cuoricino. Ok, quindi continuo così. Nel frattempo ho acceso il forno a 170 gradi,
Ventilato 165 anche, va bene. Continuo. Ci tengo a precisare che non sono una pasticcera, voi lo sapete che io faccio il pane, però ogni tanto mi diletto con i dolci, comunque mi piace farli, quindi qualche imperfezione magari ci sarà. Accetto anche consigli dalle più esperte, però ci tenevo a fare questa ricetta perché sono buonissimi questi biscotti, veramente vanno alla grande, ai miei nipoti piacciono molto. Allora, avete visto con i ritagli che ho tolto, ho ricompattato naturalmente e vado a fare altri biscotti. Ho usato anche uno stampino un pochino più grande di questo coppa a pasta, quindi poi vedrò quale viene meglio. Adesso farò i classici tre forellini, così, forse un pochino più piccoli andavano meglio. Che questo praticamente rappresenta la faccia di un bimbo con gli occhi sgranati, magari. Continuo anche il secondo pezzo di impasto e poi vado subito ad infornare la prima tiella. Abbiamo detto forno ventilato sui 165 gradi, perché non debbono venire comunque chiari e cuocere soltanto 10 minuti. Quindi non dobbiamo farli scurire. Quindi per me 10, massimo 11 minuti vanno bene. Avete visto, ho fatto anche dei cuori, però mi manca il cuoricino piccolino per fare il buchino al centro. Rimedierò per la prossima volta. Vedete, eccoli qua, sono quasi cotti. Debbono rimanere chiari, mi raccomando. Ed eccoli, ho preparato la marmellata. Di solito questi biscotti si fanno con la marmellata di albicocche, però io ho preparato anche quella di mirtilli e qualcuno lo farò anche con la Nutella perché c'è la mia nipotina che li mangia solo con la Nutella. Allora, vedete, qui ho messo soltanto lo zucchero a velo, lo metto soltanto sui biscotti bucati. Questo perché se andiamo a mettere lo zucchero a velo quando già c'è la marmellata, si copre anche la marmellata, invece ci va lo zucchero prima e poi si accoppiano. Mettiamo abbondante zucchero a velo e poi andiamo. Comincio a farcirli, eccoli qua. Ci metto un cucchiaio di marmellata senza spalmarlo perché poi tanto si allarga da sola. E qui manca un po' di zucchero a velo, ce ne devo mettere di più. Bene, continuo. Ne farò un po' così con la marmellata di albicocche. Naturalmente poi a gusto, andate a gusto, eh. E questo è l'alberello di Natale. Ok, continuo a farcire. Guardate che carini. Adesso ne faccio uno con due marmellate diverse e ci metto il pezzo sopra con i tre buchi. Ecco qua. Sì, forse sono un po' grandini questi buchini. Anche qui c'è un attrezzo apposta per fare i buchini, però è carino, simpatico, no? Ne faccio qualcuno con la crema alle nocciole, non facciamo pubblicità a chi non serve. E qui, questi sono per la mia nipotina, ce la spalmo e poi ci metto l'altro sopra. Bene, come avete visto è molto semplice farli, bisogna cuocerli prima e poi farcirli, questo perché altrimenti se mettete la marmellata poi si fonde e non va bene. Vanno fatti proprio così, vanno prima cotti e poi farciti. Quindi al limite volendo se ne possono fare di più e farcirli magari quando poi ci servono. Guardate che carino anche questo. Ok, metto la seconda infornata ed abbiamo finito. Io vi ringrazio della visione, per questo piccolissimo video.
è facilissimo farli, se sono riuscita io sicuramente anche voi, anche per voi sarà semplicissimo farli. Vi assicuro che sono squisiti, veramente buoni, sono andati a ruba, infatti devo farne altri perché sicuramente finiranno presto. Bene, ciao a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao ciao!